Regista su questo. Eccoci qua. Allora possiamo cominciare. Eh, do il benvenuto alla redazione di Transform che ho il piacere di rappresentare a Bifo, che è un compagno antico che, a cui vogliamo bene e che seguiamo spesso nelle riflessioni che ci regala. Eh, lo, lo intervistiamo attraverso. La voce e le intenzioni di Pino Nicolosi Rattus, eh, che ora, eh, come dire, riempirà il nostro schermo. Eccovelo. Ciao Pino, Ciao. è sempre un piacere vederti. Anche per me, sempre. Eh, allora, io no. immagino che sarà un interrogatorio questo. Allora, no, beh, volevo solo chiedere una cosa per ragioni diciamo così tecniche. Eh, voi intendete sbobinarlo questa cosa e pubblicarlo in forma scritta, o invece è proprio in forma eh, video che? Sì, mi disse Giancarlo che tutte e due le soluzioni ah, hanno... okay. E, dunque, perfetto quindi cercheremo di essere nelle intenzioni dovrebbe uscire mercoledì al, su web come video registrazione come video. registrazione video e poi la sbobbinatura segue dunque io faccio una brevissima presentazione di Franco, di quelle diciamo ordinarie che si fanno sempre si dice che Franco è tra i fondatori di Radio Livre insieme ad altri, una delle prime radio libere italiane, è stato il principale ispiratore dell'ala creativa del movimento del 77. Oggi è un celebre saggista, ha pubblicato decine di opere tradotte in moltissime lingue, quelle europee ma anche negli Stati Uniti, in Sud America, in Asia. E qualche anno fa ha scritto anche un romanzo insieme a Massimiliano Geraci. Che si intitola Morte ai Vecchi, ha collaborato alla realizzazione di diversi film. Vale almeno citare Comunismo Futuro con Andrea Gropplero. E eh, in generale, essendo una persona che si è lavorata molto presto in estetica col professor Luciano Anceschi, è anche un esperto d'arte e un artista. Eh, Spesso viene definito. Agitatore culturale. Ecco, io inizierei proprio da questo tuo ruolo, diciamo così, di artista e di agitatore culturale, eh, prendendo um, un caso che risale a qualche anno fa, ma come vedremo sta tornando estremamente attuale. Una vicenda che parte nel 2016, proviamo a ripercorrerla un po' insieme. Mm. Dunque, tu ricevi nel 2016 un invito da parte di Documenta, che è un'importante rassegna di arte contemporanea che si tiene a Kassel in Germania. Ricevi un invito per presentare un'opera. Nell'estate del 2017 avresti dovuto presentarla. Proponi loro una performance, un'opera con una performance. Che ha come titolo Auschwitz on the Beach, un titolo che quantomeno suggeriva un'analogia tra le morti dei migranti in mare, che in quel periodo erano elevatissime, e il tristemente noto campo di sterminio nazista. Questo titolo è sufficiente a scatenare una tempesta di reazioni. Che avviene il sindaco di Kassel. Il ministro della cultura tedesco, i giornali. L'accusa mossa contro di te è stata quella che tu avresti relativizzato l'olocausto, e questa è la formula. Allora, in realtà la presentazione eh, dell'opera non ci sarà. Eh, la sera del 24 agosto tu fai un'altra cosa. Ecco, ci racconti un po' com'è andata, che cosa hai fatto e che cosa non hai fatto. Molto volentieri. La, la accusa che mi venne di aver relativizzato l'olocausto in qualche misura non mi sorprese perché il, il titolo che io avevo proposto in qualche misura era l'opera. Io intendevo dire intendo ribadirlo adesso, che quello che l'Unione Europea nel suo complesso, lo Stato Italiano in modo particolare, sta facendo nel Mar Mediterraneo, in tutto il bacino mediterraneo, ha le caratteristiche dello sterminio a sfondo razziale. Sterminio razziale. Auschwitz, dunque. La costruzione di un vero e proprio arcipelago che va dalla Turchia all'isola di Muria, all'isola di Lesbo, al confine croato-bosniaco, eh, alla Sicilia, alla Puglia, a Ceuta, a Meliglia, a Calais, eccetera, eccetera. Un arcipelago di campi di concentramento per migranti per quei migranti che hanno la fortuna di sfuggire alla morte per acqua. Morte per acqua, internamento. Questo è il destino che noi europei abbiamo destinato a coloro che fuggono da paesi come la Siria, l'Afghanistan, la Libia, paesi che noi bianchi europei abbiamo devastato, messo alla fame. Ecco, io affermavo allora, affermo oggi che si tratta di un Olocausto. In questo mi accompagnava e mi accompagna una persona che si chiama Alex Zanotelli. Eh, e questo mi basta. Il nome di Zanotelli mi basta per affrontare qualsiasi insulto. Bene, cosa è successo dopo? È successo che quando ho saputo che c'erano dei gruppi di fanatici sionisti con la bandiera bianca e blu che protestavano contro quel titolo, mi sono precipitato a Kassel e sono andato nella sede della Sara Nausbaum Center, che è il centro ebraico della città di Kassel. Là ho incontrato la signora Eva der Schulz. Che era e credo sia ancora direttrice del centro ebraico e c'erano sette suoi collaboratori. Loro, eh, con loro ho discusso le ragioni per cui avevo scelto quel titolo. E Eva, che interloquiva con me, mi ha detto: Guarda, che noi siamo d'accordo con quello che stai dicendo, però. Anzi, mi fece notare che io avevo dimenticato un particolare importantissimo, e cioè che nel 1939 100.000 ebrei tedeschi erano fuggiti in barca per raggiungere le coste inglesi ed americane e vennero respinti con le stesse motivazioni con cui oggi noi respingiamo eh, gli africani. Vennero respinti e rimandati nella terra di Hitler. Quindi mi disse, figuriamoci se non siamo d'accordo con te. Però mi diceva quel nome, quel titolo, per molti di noi è un titolo inquietante perché ci ricorda qualcosa che è troppo doloroso. Io, che avevo già preparato la mia scenetta, dissi: d'accordo, cancello la mia performance, cancello quel titolo. E questa sera spiegherò perché. Però in cambio chiedo a te, Eva Schulz-Biander, di accompagnarmi al Fredericianum nella sala e di parlare con me. Eva mi accompagnò, intervenne accanto a me e quella sera per me fu la migliore risposta ai fanatici che appoggiano gli assassini colonialisti dello Stato di Israele. Questo è quello che è accaduto in quella occasione. Purtroppo la storia non è finita, perché oggi, in questi mesi, a Kassel si sta svolgendo un nuovo capitolo di questa interminabile persecuzione sionista nei confronti della libertà di pensiero. È un artista palestinese, che si chiama Yaral Khalili, è stato invitato a esporre a Kassel entro Documenta 15. Bene, nella sua sala sono entrati dei, degli intrusi, hanno devastato la sala con delle scritte che sono minacce di morte implicite ed è stata organizzata. È organizzata per il 16 luglio prossimo eh, un'assemblea nella quale si condanna l'antisemitismo di documenta che invita orrore dei palestinesi e contro l'antisemita Franco Berardi. Che ecco, questa è la piccola storia che voglio raccontare, che ho raccontato. Ecco, grazie Franco. Eh, devo dire che io ho letto questo... Testo in tedesco che sta su Facebook e che dice appunto eh, che tu saresti un antisemita. Eh, francamente, questa suona a chiunque ti conosca insomma come un'enormità, una sciocchezza di dimensioni colossali. E tu come pensi di reagire a una cosa del genere? Ma tanto per cominciare, io voglio ricordare che personalmente mi considero ebreo. Eh, mi fanno pena coloro che credono che l'identità consista nel colore della pelle, nell'origine del territorio dal quale provieni, nel sangue della famiglia dalla quale provieni. Non credo che l'identità, ammesso che questa parola significhi qualcosa, eh, non credo che si fondi sul sangue e sulla terra. Credo che si fondi semmai sulle scelte. Che una persona compie nel corso della sua vita. La mia scelta è stata non solo di leggere Gershom Scholem, Walter Benjamin, Amos Oz, Abraham Joshua e cento altri scrittori, poeti, filosofi, teologi ebrei, non solo di leggerli, ma di imparare da loro una cosa essenziale, e cioè che noi. Non siamo quello che il sangue fa di noi, noi siamo quello che l'intelligenza, la cultura fa di noi. Io sto dalla parte dei milioni di ebrei che si sentivano già europei quando l'Europa non esisteva, nei milioni di ebrei che hanno fatto l'internazionalismo proletario e anche la democrazia borghese. Senza quegli ebrei non ci sarebbe stata la democrazia, non ci sarebbe stato il socialismo. In questo senso io sono ebreo. E se c'è qualcuno che si prova a definirmi antisemita, a costui io riservo non uno sputo in faccia, non una risposta, ma tutto il mio disprezzo. Ecco, con disprezzo rispondo all'accusa che questi signori fanatici... Hanno fatto nei miei confronti e nei confronti di Aral eh, Khalili, artista palestinese. Oh, a questo proposito ho scritto un testo che farò circolare nei prossimi giorni e mesi, eh, eh, prima di tutto in Germania. Ecco, questo è tutto a proposito. Sì, no, io volevo chiederti questo perché appunto Transform si è fatta promotrice l'anno scorso di un'iniziativa che si chiama Media Alliance e che ha appunto come obiettivo quello di costruire eh, diciamo un'opinione pubblica eh, meno sensibile alla stampa nazionale. Perché eh, nel, caso, nel caso di Auschwitz on the beach, insomma, per esempio, eh, la copertura da parte della stampa nazionale è stata praticamente inesistente. Mentre quella della stampa, diciamo così, tedesca in particolare è stata del tutto ostile. Quindi, in qualche modo, credo che Media Alliance potrebbe essere, che è appunto, un network di giornalisti, attivisti, media attivisti, direttori di testate, ecco, potrebbe essere un, un metodo, diciamo così, per rendere sempre meno probabili casi di cattiva informazione come quello che è capitato a te. Perché... Ma dunque, eh, Auschwitz on the Beach e la polemica che seguì ebbe la prima pagina del New York Times nel settembre del 2017. Come mai la stampa italiana non ne parla? Ma sai, stampa italiana è un'espressione che fa sorridere. Cos'è la stampa italiana? Cos'è? La Repubblica, un giornale che mi vergogno di aver letto in alcune occasioni, un giornale che non compro in edicola perché mi vergognerei di essere visto comprare un giornale infame come La Repubblica. I giornalisti italiani. Esistono i giornalisti italiani? Certo, alcuni esistono. Quelli che scrivono sul manifesto essenzialmente e anche quelli che scrivono sull'avvenire. Ma gli altri chi sono? Chi sono coloro che non si vergognano di mettere la loro firma su un giornale come La Repubblica o come Libero? O per parlare del più spudorato di tutti, Federico Rampini, come fa a non vergognarsi di comparire sul giornale di casa? Agnelli, Elcan, Stellantis, e contemporaneamente su un giornale nazistoide come libero. Vergognati Rampini se mi stai ascoltando. E certamente non lo fai perché hai molte più importanti cose da fare. Dunque, nella stampa italiana, io non esisto per mia fortuna da tantissimo tempo. Credo di non esistere sulla stampa italiana dal settembre del 1977, più o meno. E perché? Ma non mi interessa, punto. Non mi interessa niente del fatto che la stampa italiana non si occupi di... Deve occuparsi di Calenda. E ho detto tutto. Va bene, adesso invece... Quelli che si sono occupati di te anche senza l'aiuto della stampa italiana, diciamo, sono contenti di farti un po' di domande più generali sulla tua storia e di, di pensatore e di teorico. E quindi adesso occupiamoci un po' di, eh, della tua opera come saggista e come pensatore. Eh, una domanda che volevo farti da tanto tempo. Dunque, una volta ho sentito, ti ho sentito dire che tu consideri un errore che il famoso congresso del 1977 a Bologna eh, avesse come titolo congresso contro la repressione. E io ho sempre avuto il sospetto che, almeno per l'ala creativa, questa espressione contro la repressione non fosse rivolta esclusivamente alla repressione di Stato, alla repressione di polizia, ma forse rivolta anche alla repressione del desiderio, alla repressione della libido. Perché quelli erano tempi in cui questi argomenti erano molto frequenti, insomma, sulla stampa alternativa, sulla stampa di sinistra. Oggi nel tuo ultimo libro, che si chiama Il terzo inconscio, tu fai... Un'osservazione veramente interessante che è in fondo secondo me il cuore un po' dell'argomentazione di quel tuo lavoro: no? la trasformazione complessiva della vita sociale ha cambiato del tutto il panorama rispetto a, ai tempi di Porci con le ali, ai tempi del, del movimento del 77. No? Oggi non c'è più inibizione, non c'è repressione, ma al contrario tu scrivi. C'è un eccesso di visibilità dell'inconscio. Scrivi, l'inconscio è tutto esposto. Puoi spiegarci questa trasformazione, questo È eh, La domanda che tu mi fai ne contiene perlomeno due, e quindi io intendo rispondere ad entrambe, eh, se posso farlo. La prima, che mi sta molto a cuore, è relativa al, con al convegno o congresso contro la repressione del, 1900, del settembre 1977 e per, per ricapitolare rapidamente per eh, coloro che magari non sono dettagliatamente informati su quello che accade in quell'anno ricorderò che nel febbraio marzo del 77 in molte città italiane particolarmente a Roma e da Bologna ma non solo si diffuse un movimento eh, quantitativamente molto vasto ma qualitativamente nuovo perché era un movimento che poneva un problema decisamente eh, mh, più ampio della sfera politica un movimento che metteva in questione la vita quotidiana che metteva in questione la percezione del futuro che metteva in questione diciamo così questioni essenzialmente culturali, psichiche, non soltanto questioni politiche. Quel movimento aveva la pretesa e anche la capacità di eh, svilupparsi su terreni che pochissimo avevano a che vedere con le forme stabilite della politica e dello Stato. La ricchezza di quel movimento, io credo, fu nella capacità di evitare le risposte prevedibili, di, fu quella capacità di aprire terreni che non erano prevedibili per la politica dominante. Per esempio, nel marzo del 1976, siccome io mi trovavo in carcere, ero stato arrestato dopo l'inizio de, delle trasmissioni di Radio Alice. La risposta della, della politica e della polizia fu quella di arrestare qualcuno, tra, tra gli altri me. Bene, come rispose Radio Alice? Organizzando forse una manifestazione contro la repressione? No, rispose organizzando una manifestazione che si chiamava Facciamo la festa alle. Impressioni. Diecimila persone portarono il loro materasso su Piazza Maggiore. La città era piena di materassi e di corpi che si stendevano allegramente su quei materassi. Ecco un modo per rispondere. Un anno dopo, nel 1977, il movimento aveva raggiunto diciamo, la massima intensità e ottenne anche una risposta statale particolarmente violenta. Molti erano in carcere, io ero latitante a Parigi e eh, insieme a Félix Guattari e a Maurizio Torrealta, un amico, un compagno di Radio Alice, decidemmo di organizzare una risposta internazionale alla repressione che si stava manifestando in Italia e convocammo per il settembre del 77 un congresso contro la repressione. Ecco, io considero questa scelta il più grave errore politico della mia vita. E perché? In primo luogo, perché stavamo accettando esattamente il terreno su cui quell'idiota assassino che si chiamava Francesco Cossiga ci aveva costretto a combattere. In primo luogo, dunque accettavamo il terreno proposto dal, dal peggior nemico che il movimento potesse avere. E' errore. In secondo luogo, staviamo, stavamo convocando tutto ciò che, di cui il movimento di Bologna e il movimento autonomo e creativo a livello nazionale stava tentando di liberarsi, cioè le forze politiche tardo-leniniste. Che come degli zombie perseguitavano dall'interno il movimento. Mi riferisco a chi? Mi riferisco ai tardo-leninisti delle Brigate Rosse, certamente che vennero a Bologna per catturare qualche militante per la loro organizzazione, eh, per la loro organizzazione eh, eh, tardo-leninista, per l'appunto. Ma mi riferisco anche a quelle componenti della stessa autonomia operaia che scatenarono in quell'occasione la loro forza allo scopo di distruggere il movimento. Nel, nei giorni subito precedenti il convegno del 77 ci fu una riunione in Svizzera precisamente, diretta da uno dei leader dell'autonomia operaia. Una riunione che decise: questo non l'ho mai detto negli ultimi 45 anni, ma ho deciso di dirlo ora e lo ripeterò quando sarà necessario. Questi signori eh, della reddizione di un giornale che si stampava a Milano eh, decisero di distruggere eh, la, la, la possibilità politica che il movimento di Bologna aveva portato ad emergenza. Come? Scatenando il caos, fischiando tutti coloro che parlavano in, quel, in quell'assemblea. Ecco, eh, eh, loro distrussero il movimento di Bologna. Loro aprirono la strada alle Brigate Rosse, loro aprirono la strada alla distruzione dell'ultima speranza politica e umana che si sia presentata. Sulla scena della nostra storia. Poi c'è un'altra domanda, e mi scuso se rispondo troppo lungamente, perché tu dici: ma nel terzo inconscio ci vieni a dire che il problema non è più la repressione, ma, ma cos'altro. Ecco, quel libro che ho scritto 45 anni dopo il 77, quindi molte cose naturalmente sono cambiate, quel libro cerca di elaborare una intuizione che però già nel 77 era presente. Quale intuizione? L'intuizione che c'è una storia del, dello psichismo collettivo. Non una storia dell'inconscio, perché l'inconscio non ha storia, naturalmente, l'inconscio non ha prima, non ha dopo, non ha domani, non ha ieri, non ha luogo, eh, lo sappiamo, ce l'ha insegnato Sigismondo Freud e non ce lo siamo dimenticati. Però la psicosfera, cioè la sfera collettiva in cui l'inconscio individuale si modella e con cui interagisce, quello sì che ce l'ha una storia. Che storia? Una storia che inizia con il momento in cui, come accadeva negli anni di Freud, la repressione sessuale produce effetti che Wilhelm Reich ha studiato molto bene eh, nella psicologia di massa del fascismo. Repressione sessuale, ovvero accumulazione di una energia che si esprime in forma aggressiva. Però poi. La psicosfera si evolve e negli anni 70, negli anni in cui Deleuze e Guattari scrivono L'Antiedito, il problema già non è più o non è più solo la repressione. È anche il caos psichico prodotto dalla iperaccelerazione della macchina, eh, della macchina eh, mediatica. Che produce effetti sulla eh, psicologia umana. Ora, io intuisco in quel libro che tu hai citato, eh, intuisco che noi stiamo oggi, dopo la pandemia, stiamo forse uscendo dalla sfera dell'accelerazione neoliberale e stiamo entrando in una sfera in cui Dopo la repressione, dopo l'eccesso panico e schizoide prodotto dal neoliberismo, entriamo in una nuova fase che io definisco fase della psicodeflazione, cioè dello sgonfiamento della, della iperenergia cui il neoliberismo ci ha obbligato. Ecco, questo è il senso un poco di quella strana idea di un terzo inconscio. Un'altra cosa che volevo chiederti da un po' di tempo. Dunque, tu già nel 91, io ho un libricino tuo che si chiama Politiche della mutazione, che è del 91, e che se ti interessa saperlo lo vendono su ebay a 60 euro. Ma... Perché... Io <ride> no, non lo sapevo. Ho deciso, sapevo. <ride> deciso che nei prossimi dieci anni... tra dieci anni diventerò ricco perché ho questa copia, perché è una rarità come il gronchi rosa. E, eh, ecco, politica della mutazione, ti chiedevi come restare nomadi in un mondo di serbi e di croati. Erano gli anni della guerra in Jugoslavia, e tu giungevi alla conclusione che l'unico consiglio che si potesse dare a Serbi e Croati, a ebrei e palestinesi, era quello di andarsene. Andarsene per mille strade, sfuggire alla tenaglia dell'identità. Eh, recentemente ha scritto un articolo molto interessante che si chiama Canta mio Diva, dedicato alla guerra russo-ucraina, e anche in quel caso. Eh, usi questa espressione, occorre andarsene. Bisogna dire che dal 91 a oggi eh, le previsioni di politica della mutazione eh, si sono rivelate senz'altro, come dire, preveggenti, nel senso che abbiamo assistito a, questa, a una serie insomma, di guerre con motivazioni di tipo nazionalista o identitario. Uh, diciamo, uh, la fuga, la sottrazione, l'exit saranno pure gli strumenti per sciogliere il nodo identitario, ma i fuggiaschi, come dici tu, spesso vengono respinti alle frontiere e pare che fin dall'Ottocento non ci sono più terre incognite in cui cercare rifugio. Allora, come possiamo immaginare delle nuove politiche della sottrazione? Ma vedi, anzitutto. Grazie per citare quel libricino che non sapevo fosse così prezioso. Credo che nella prima edizione costasse forse 2000 lire o 1000 lire, forse 500 perché è un libricino di 60 pagine stampato male da un editore locale, eccetera. Però lì mi piace ricordarlo, quel libricino, perché fra le altre cose si cercava di capire cosa succederà. Del, della Russia post-sovietica, e in quegli anni la previsione che io facevo insieme a, a pochi compagni, eh, diciamo, sopravvissuti alla storia del movimento bolognese, e quindi estranei alla tradizione leninista, la previsione che noi facevamo è che dopo il crollo dell'Unione Sovietica, in contemporanea con l'emergere delle politiche liberiste quello che dovevamo aspettarci è che sulla piazza rossa prima o poi Stalin e Hitler avrebbero marciato insieme è quello che noi vediamo oggi Putin è la sintesi di Stalin con Hitler però sotto bandiera neoliberale E ecco ehm, Putin e quello che sta accadendo oggi in Russia rappresenta certamente la, la, la faccia più violenta della controrivoluzione che è cominciata con Thatcher e Reagan. Appartiene alla stessa storia, anche se ne è in qualche modo il momento di, di svolta, di crisi, di collasso. Eh, io osservo con, con, con disprezzo è l'unica parola che mi viene alle labbra al, al modo in cui l'intero mondo politico europeo ed italiano eh, reagisce a, eh, ha reagito negli ultimi mesi al, al, alla guerra russo-ucraina tutti coloro che fino a qualche mese fa consideravano Putin come un signore rispettabile del nuovo ordine del mondo, oggi eh, hanno cambiato idea. Non so, penso a quel tizio che fa il ministro degli esteri, il quale forse è ancora convinto che il Venezuela sia stato governato a un certo punto da un dittatore che si chiamava Pinochet. Eh, questo ha detto il nostro ministro degli esteri il quale credo che non parli nessun'altra lingua se non quella che ha malamente imparato a Posillipo eh, Ecco, eh, questo svergognato membro della casta degli ignoranti eh, è oggi in prima fila nell'eccitare l'eroismo antiputiniano io non chiamo nessun eroismo, considero l'eroismo come una malattia dell'anima umana. Eh, 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 chiamo alla diserzione, chiamo alla diserzione mh, puntuale in questo caso. I miei fratelli russi ed ucraini sono quelli che disertano, che fuggono in tutte le maniere possibili nascondendosi sotto il letto, cercando un buco nella rete della frontiera, andando, come fanno dieci, sembra, eh, ucraini ogni notte, in una parrocchia che si trova alla frontiera tra l'Ucraina e la, la Polonia e là cercano rifugio da un prete eh, eh, intelligente il quale ospita ed aiuta i disertori. Ma la diserzione di cui dobbiamo parlare non è solo diserzione nei confronti della guerra, è diserzione dal lavoro, è diserzione dal consumo, è diserzione dalla procreazione, è diserzione dalla politica. E guarda, questa è la diserzione sta diventando il comportamento più importante del della nostra epoca. Ci dicono che in Francia avrebbe vinto Le Pen o Mélenchon o Macron. Non ho capito chi ha vinto, hanno vinto tutti e tre. Ma in realtà ha vinto il 55% di francesi che non sono andati a votare. Come in Italia qualche settimana fa, chi ha vinto? Noi che non votiamo abbiamo vinto. Ecco, questa è la grande eh, scoperta: che noi ci ritiriamo. E giustamente tu mi dici: Ma dove andiamo? Qual è il territorio nel quale saremo salvi? Non c'è, non c'è un territorio. Non c'è perché in questo momento a Bologna ci sono 34 gradi, i fiumi sono secchi in tutta la penisola, in California bruciano le foreste, in Siberia bruciano le foreste, in Spagna bruciano. Le... Vuoi che vada avanti? No, non vada avanti perché dovunque. E punti il dito sulla carta geografica, siamo oltre il punto di non ritorno. Dunque, non c'è un territorio. Quel territorio è la nostra anima. Mi scuso se uso delle parole ridicole. Quel territorio è la nostra amicizia. Quel territorio è la nostra capacità di riconoscere l'inevitabilità del divenire nulla e salutare la morte come amica. Questo è il territorio che dobbiamo abitare. Questo è ciò che diciamo ai pochi, per loro fortuna sventurati, che abbiamo avuto l'imprudenza di mettere al mondo il territorio nel quale dobbiamo convocarli è il territorio della consapevolezza del fatto che non c'è via d'uscita, ma una via d'uscita c'è ed è nella nostra capacità di vivere in amicizia il tempo dell'estinzione. Allora, ancora un paio di domande. Poi, sei stato uno dei primi in Italia senz'altro a segnalare il processo di progressiva riduzione del tempo di lavoro necessario. Il tuo libro del 94 si chiamava Lavoro zero. Che esce con qualche mese di anticipo rispetto al famoso La fine del lavoro di Jeremy Ifkin. Leggo un passaggio di, della fine di Lavoro Zero. Tu scrivi Il Lavoro Zero, uno spettro si aggira per l'Europa e non soltanto qui: la libertà del tempo di vita dalla necessità del lavoro. Gli economisti, politici, sindacalisti. I lavoratori non sanno chiamare con il loro vero nome la libertà e il tempo di vita e allora li chiamano disoccupazione. Oh, va detto che, mh, alla luce anche dei dati che oggi abbiamo sulla riduzione progressiva del tempo di lavoro necessario anche in Italia, anche in questo caso sei stato estremamente lungimirante Pare che attualmente il tempo di vita dedicato al lavoro. Si aggira intorno al 16% rispetto al resto della vita, insomma, ai primi del Novecento era il 40%. Il problema è che eh, il tempo libero, diciamo così, c'è un'enorme massa di tempo libero che, che, che aumenta di giorno in giorno, come è, è evidente perché. Eh, Riducendo la necessità del tempo di lavoro, aumenta il tempo libero. Ma a questo tempo libero pone questioni inquietanti. Ci sono processi che vengono definiti di estrazione di valore dal tempo libero. Tutta la Silicon Valley si regge in gran parte sul lavoro non pagato di milioni di persone. Qualcuno ha parlato di lavoro implicito, qualcuno ha parlato di lavoro ombra e sono molti a sostenere che dalla fine del lavoro siamo passati al lavoro senza fine. Che cos'è che ci impedisce in qualche modo così di, di, di riscoprire il tempo libero come attività, come attività ludica, come attività politica, come attività artistica, culturale, estetica? E, e che cos'è che ci rende invece schiavi? Degli automatismi digitali e, e lavoratori impliciti. Questa è la domanda. Ma vedi, eh, quel librettino lavoro zero del 94. E' anche un altro libro che avevo scritto qualche anno prima, nel 1970, che si chiamava Contro il lavoro, libro del tutto incomprensibile. Mi dicono che si vende su eBay anche quello, ma non consiglio a nessuno di comprarlo perché io ho tentato di rileggerlo e non ci sono riuscito. Però la tesi che sostenevo in Contro il lavoro, eh, il lavoro zero, era una tesi diciamo ortodossamente marxiana. Riprendevo le intuizioni di Marx nel frammento sulle macchine e dicevo lo sviluppo della intellettualità tecnico-scientifica, la potenza del sapere umano e della tecnologia rendono possibile una riduzione progressiva del tempo di lavoro. Ecco, questo ha dimostrato di essere vero, ma al tempo stesso... Non è, diciamo, eh, si è rivelato falso, come tu dici. Se teniamo conto del fatto che quel tempo liberato dal lavoro è stato risucchiato da una figura nuova del lavoro, che è il lavoro dell'attenzione a processi che sono totalmente estranei al nostro desiderio. Cioè eh, le cifre che tu dicevi, il lavoro è sceso dal 40% della nostra vita al 16% della nostra vita. Sì, ma purtroppo l'estrazione di valore da parte del capitale non si svolge solo in quel 16% di tempo in cui noi facciamo gli operai, gli impiegati o gli ingegneri, si svolge anche in tutto il resto del tempo nel quale noi siamo costantemente chiamati a rispondere a stimoli che producono valore per il capitale, ma che sottraggono intelligenza, vitalità, piacere, eh, autonomia al nostro cervello e al nostro corpo. Questo noi, non, noi operaisti del rifiuto del lavoro non lo avevamo eh, previsto non avevamo saputo capire e, e il punto è che abbiamo mancato la possibilità di aggredire il capitalismo non solo laddove si esercitava visibilmente il suo potere cioè sul posto di lavoro ma soprattutto laddove il suo potere si stava costituendo per esempio perché non abbiamo mai condotto una campagna sistematica e radicale contro la pubblicità. La pubblicità è sempre apparsa come un, un fenomeno quasi marginale nella storia del capitalismo. In realtà è stata una delle armi di distruzione più violente, più pervasive. Eh, que, que, che alla fine ci hanno ridotto nelle condizioni in cui la nostra attenzione non è più nostra e dunque la nostra libertà è eh, sottoposta alla forma più stupida ed improduttiva di lavoro che si possa immaginare. Ecco, allora farei un riferimento a un altro libro importante che è scritto. E eh, si chiamava Errore di sistema insieme a Marco Magagnoli e, e Laura Pignatti. Ed era un libro dedicato ad AdBusters, che è una rivista canadese che si occupava appunto di fare una critica politica alla pubblicità. Ma quello che è interessante è che AdBusters già nel eh, 2003. Quindi stiamo parlando comunque di vent'anni fa, e segnalavate con adbusters il fatto che si rilevava un crescente disagio giovanile che si manifestava in disturbi in parte nuovi, come le crisi di panico, si manifestava nei disordini dell'attenzione, si manifestava purtroppo nella crescita, nell'impennata della depressione e dei suicidi giovanili. Quindi. Anche in questo caso insomma, bisogna riconoscerti, perché insomma, è grande lungimiranza, nel senso che avete immediatamente messo a tema un problema che poi negli anni successivi è completamente esploso, nel senso che le curve di crescita sono sempre, sempre più, più alte, sempre più preoccupanti. E, situazione giovanile disastrosa, ma uh, anche in questo caso uh, l'uscita non sembra a portata di mano, perché in effetti tu nel terzo inconscio scrivi che la sollevazione è terapeutica. e eh, Sì, la sollevazione è terapeutica, però per avere la sollevazione forse sarebbe necessario che i giovani si dessero un po' di obiettivi concreti, degli obiettivi realistici, come di tipo politico, per esempio eh, quello di avere una scuola meno competitiva e, se possibile, invece più orientata agli aspetti relazionali, oppure alla richiesta di un reddito di cittadinanza, universale e incondizionato. Insomma. Ecco, questi sarebbero sicuramente degli spunti utili, diciamo così, per favorire la sollevazione terapeutica. Dunque, Adbusters è, a mio parere, la più grande impresa culturale degli ultimi 30 anni. Adbusters inizia a Vancouver nel 1993. Mi capitò di trovare una copia di Adbusters in una libreria di San Francisco nel 1993. Da allora eh, ho, ho letto questa rivista ogni mese o comunque quando usciva. Era una rivista fatta da un gruppo di pubblicitari e di grafici canadesi che avevano deciso di abbandonare il loro lavoro considerandolo come un lavoro eh, nocivo per la sopravvivenza del genere umano. E, guidato da un eh, signore eh, che si chiama Carl Lasn, un, un uh, lituano eh, che viveva allora a Vancouver, eh, e, Beh, questa rivista eh, mi fece molta impressione perché riusciva a collegare il tema dello sfruttamento capitalistico come sfruttamento economico, come sottrazione di valore, riusciva a collegarlo con... La sofferenza la, della mente umana con la produzione massiccia di sofferenza mentale e perché vedeva nella pubblicità il nucleo essenziale di questa, di questa connessione patogena. E nel 2003, insieme a Lorenza Pignati e Marco Magagnoli, scrivemmo questo libricino che Feltrinelli pubblicò molto male e che recentemente è stato ripubblicato un po' meglio da Meltemi ma vabbè lasciamo perdere ecco il punto su cui tu richiami però la mia attenzione è oggi come possiamo trovare una, una, una via di eh, sollevazione psichica sollevazione mentale e e indichi due, due campi: quello del reddito di cittadinanza. E adesso non mi ricordo quell'altro, ma lo condividevo con la scuola. Ah, ecco certo, la scuola e tanti altri ci sarebbero. Ora, naturalmente. Io condivido interamente la, la, la battaglia per il reddito di cittadinanza o per una scuola che corrisponda a, alle, alle esigenze delle nuove generazioni, tutte cose che diciamo da 50 anni e continueremo a dire, però il punto essenziale, mi pare, è dentro quale contesto di aspettativa noi collochiamo le nostre eh, rivendicazioni, le nostre battaglie e così via. E questo è importante, è diventato importante perché altrimenti tutto suona falso. Se noi continuiamo a credere che sia possibile un ritorno della democrazia politica, un ritorno della crescita economica, un ritorno della fertilità procreativa, eh, Bene, intanto ci prendiamo in giro, accettiamo di essere presi in giro dai, da dei cretini come quelli che, che leggiamo sulla stampa italiana o che ascoltiamo nella politica italiana. Intanto ci facciamo prendere in giro. In secondo luogo otteniamo soltanto sconfitte politiche perché o comprendiamo che la promessa moderna è fallita, non c'è più. C'è più. O comprendiamo questo o non, o non possiamo ottenere niente. Allora per prima cosa dobbiamo dire: non ci sarà la prossima generazione di europei perché noi non la metteremo al mondo. Come stanno facendo le donne dappertutto, dalla Cina, all'Europa, al Giappone, agli Stati Uniti. L'umanità bianca è finita perché le donne hanno deciso che l'umanità bianca non si riprodurrà. Questa è una vittoria che stiamo ottenendo. Due, la politica, la democrazia politica, questa trappola in cui il capitalismo ci ha fatto cadere, non si riproduce perché noi non andiamo, già adesso, non andiamo maggioritariamente a votare. Tre, la grande rassegnazione di cui parlano i giornali americani consiste nel fatto che dovunque milioni di lavoratori hanno deciso una cosa semplice. Se devo venire a lavorare per il salario di merda che mi date, sai che ti dico, io sto a casa. Per esempio, gli aerei di Ryanair sono nel disastro perché c'è il caos in tutti gli aeroporti. L'altro ieri il New York Times avvertiva i turisti americani che se vengono in Europa piomberanno nel caos più assoluto. Perché? Perché durante la pandemia Ryanair ha licenziato dei piloti e 20.000 persone sono state licenziate dalle compagnie aeree europee adesso stanno cercando di assumerne dei nuovi, ma nessuno ci vuole andare. Ma tu vorresti fare il pilota quando sai che il salario è la metà di quello che prendeva un lavoratore dell'aria venti anni fa. E gli orari di lavoro sono quattro voli al giorno, cinque giorni alla settimana. Attenzione ragazzi, prendere un aereo è molto, molto pericoloso. Ecco, questo è ciò che mi fa pensare che possiamo possiamo condurre un'ultima battaglia. Questa battaglia è per vivere felicemente l'agonia della civiltà capitalistica. Noi possiamo vivere felicemente di loro, non mi importa niente. Un'ultima, soltanto un'ultima, un'ultima domandina su sull'informatica, sull'infotelematica, sul, sull sul digitale. Perché negli anni in cui scrivevi politiche della mutazione, lavoro zero, anche quasi errore di sistema, eri relativamente ottimista, non è che fossi uno che andava raccontando le magnifiche sorti dell'informatica, però eri relativamente ottimista rispetto alla possibilità che le nuove tecnologie usate correttamente avrebbero potuto fornire opportunità nuove di, di elaborazione, di invenzione, di emancipazione, di organizzazione. Progressivamente, io ricordo la, la polemica con Pierre Lévy sulla rivista Cyberzone, in cui già tu dicevi eh, no, bisogna tenere conto del corpo, no? Ecco, progressivamente questa posizione eh, in cui sostieni che la rete penalizza. Il corpo, la qualità della relazione, l'affettività e produce spesso fenomeni di isolamento. Ecco, questa posizione sembra quasi scalzare il tuo ottimismo precedente, no? Anche la distinzione che ha operato tra connessione e congiunzione, eh, sembra in qualche modo sostenere che la dimensione connettiva è una dimensione. Infelice e che tu abbia rinunciato a qualsiasi ipotesi diciamo di trasformazione basata sulle tecnologie digitali. È così. Eh, grazie Pino eh, per questa domanda come per tutte le altre, ma particolarmente per questa. Perché eh, tu chiami l'attenzione mia e di chi avrà la cortesia di starci ad ascoltare, eh, su. Su un, non voglio dire un errore, ma su una contraddizione vera nella quale noi ci siamo trovati a un certo punto della nostra vita. E gli anni 90. Gli anni 90 sono un decennio straordinario perché è il decennio più contraddittorio che io possa immaginare. È il decennio in cui sembra concretizzarsi o sembra sul punto di concretizzarsi l'utopia eh, libertaria e comunista. C'è un libro di Frederick Turner che si chiama From Counter Culture to Cyber Culture, in cui Turner racconta molto bene come nella cultura americana degli anni 60 e poi degli anni 90 si manifesta la consapevolezza del fatto che l'intelligenza tecnoscientifica può letteralmente liberarci dalla schiavitù del lavoro e del capitalismo. Mario Savio, negli anni 60, chiama il movimento studentesco a battersi contro l'uso capitalistico della tecnologia. Ed ecco che negli anni 90 sembra che un esercito di ingegneri, di poeti, di softwareisti, di artisti, di pazzi di ogni genere eh, stia realizzando quell'utopia e la chiamavamo internet. Nel 1994 mi capitò di organizzare un convegno che si chiamava Cibernauti. Con un po' di soldi dell'Università di Bologna, eh, mi, mi chiesero, mi diedero la possibilità di chiamare a Bologna Pierre Levi, Derek de Kercove, Kim Veltman, eh, Alberto Abruzzese eh, e tante altre persone, Franco Piperno per citarvi, e Franco Bolelli tante persone che in una maniera o nell'altra, in maniere molto diverse. Stavano ragionando sulla possibilità di fare dell'intelligenza tecnica il grimaldello che rendesse possibile una liberazione delle, delle energie, liber, diciamo delle energie erotiche come energie produttive. Ecco, questa era, diciamo, pure l'utopia se vogliamo, o la possibilità. E quella... Finestra di possibilità durò soltanto pochi anni. Già nel 1995, Bill Gates, l'ottimo Bill Gates, lanciò Explorer che significava. Adesso non racconto tutta la storia, ma chi ha eh, memoria se lo ricorda: significava Explorer che una corporation economica si impadroniva contemporaneamente di due accessi alla mente umana. L'accesso della infrastruttura di rete e l'accesso del browser che rende possibile la navigazione all'interno di quella infrastruttura. Bene, quel passo e noi subito lo comprendemmo. Io scrissi un libro che si chiama Neuromagma proprio per denunciare il fatto che Explorer era un passo Pericoloso verso la corporativizzazione dello spazio libero di Internet. Da quel momento in poi la battaglia si fece sempre più dura, e in qualche modo durò fino al 2000-2001, quando il cosiddetto dot-com crash, la crisi delle piccole aziende informatiche, distrusse l'imprenditoria libera. L'imprenditoria proletaria, cognitaria e impose il dominio delle grandi corporation. Ecco da quel momento in poi la storia l'abbiamo vista svolgere. Oggi internet non esiste più. Oggi esistono delle grandi corporation centralizzate che permettono l'accesso a degli agenti passivi che utilizzano quelle tecnologie per fare i fatti loro, ma in ultima analisi per produrre profitto. Questo vuol dire che è chiusa la storia? Naturalmente no, la storia non si chiude mai, la storia non si chiude perché Internet è un gioco infinito, è uno di quei giochi nei quali chi ha vinto tutto in realtà non ha vinto niente e chi ha perso tutto in realtà... È alla vigilia di una nuova possibilità di invenzione. Sono i coniugiari, sono coloro che creano quotidianamente la rete, con le loro parole e con i loro software, con le loro immagini e con le loro eh, tecnologie. Sono loro che hanno la possibilità di rendere felice il breve periodo che resta da vivere al genere umano. Grazie Franco, ti ringrazio a nome di Transform per questa bella intervista che ci hai concesso. Spero che ci rivedremo, ci risentiremo presto. E come Grazie dire? a voi. Ciao Franco, ciao. Ciao, ciao Franco. Ciao, grazie. Grazie, a mi grazie sono divertito a e spero anche per voi. Eh, diciamo che ne hai toccati di punti deboli. Vediamo un po'. Ciao. <ride> Molto bene. Ciao, grazie. A sentirci. Spero presto. Ciao. <ride>